Sì, è una gioia. È una grande gioia. Per me è una grande gioia soprattutto poter metterci. Evitare la. Che adesso ho detto che sembra brutto, però in realtà c'è, perché in un gruppo di persone, in un'equipe creativa c'è anche una sorta di censura. Cioè io non posso spingermi in quei luoghi che non piacciono agli altri, capisci? E già comunque quando parti con la tua creatività con un handicap così forte togli gran parte della tua ispirazione. Il fatto di non avere limiti, non aver freni, di andare dove mi portava la testa e il cuore mi ha dato molta felicità nello scriverlo e mi rende ora felice molto perché piace. Quindi ci piace. Sì, grazie. Cosa abbiamo rimandato in che senso? Che detto? Ah, rimandato. Ho rimandato, sono rimasto alle superiori. Devo dire, non mi hanno detto niente. Non so nemmeno se forse sì l'avranno ascoltato. Ognuno che ti propri lavori. Io loro l'ho ascoltato, e mi è piaciuto e l'ho anche detto. Però io sono in una situazione diversa. Il cantante è più. Sì, la voce, cioè, è qualcosa di un po' di più da mostrare. Loro hanno avuto la difficoltà di dover lavorare con altri cantanti, dover imparare velocemente il loro modo di essere e poi soprattutto non avere la possibilità di fare dei live, perché non puoi portare 20 persone a cantare. Quindi immagino che questa cosa qui crei anche una sorta di distanza, di distacco, però sono quei distacchi sani, nel senso che è giusto nel momento in cui si decide di stare distanti non sapere niente dell'altro. È un po' come se tu e il tuo compagno decidete di prendervi una pausa e poi non è che lo chiami per sapere come dimora la tipa con cui stare. Quindi, è una pausa, la nostra è una pausa, non ci siamo divertiti.